La campagna elettorale per le elezioni amministrative è nel pieno, anzi è nella fase di picco. Sono molte le città che vanno al voto in provincia di Bari, tra queste Gioia del Colle. Per quello che rappresenta sia a livello occupazionale sia come snodo viario di storica importanza, Gioia del Colle è sotto la lente d'ingrandimento di coloro che si occupano di politica locale. Il municipio di Gioia del Colle, così come altri nella zona murgiana, è stato sciolto perché la maggioranza che garantiva l'azione amministrativa del sindaco Longo si è sfaldata sul punto dolente e cruciale dell'attività Noi amministrativa, oggi abbiamo cioè bisogno di l'approvazione del bilancio. generazioni che di nuovo vogliano Provincia ripercorrere ci quel siamo messi in sogno gioco e cerchiamo di attirare, di portare con noi quanta più gente possibile, non perché ce la mira di una oggi dunque si cittadinanza rimette nuovamente agli elettori la responsabilità di e cerchino decidere l'aiuto di coloro che tutti, dovranno guidare la uno macchina senza amministrativa. Le lavoro e due liste sono numerose, una tra queste la lista pensione civica per chi Prodigio. non ha, Il pensioni per comizio di chi non si martedì sente 1 più maggio, dignitoso di realizzato con vivere, modalità non innovativa ma comunque pensioni per chi alternativa, ha non ha diritti visto avvicendarsi i civili. candidati Questa consiglieri proposta e il viene candidato portata sindaco avanti Donato Lucilla. oggi nella riforma del lavoro. I Ma programmi perché della non lista civica pensiamo Prodigio sono come interessanti, ma allo fare stesso tempo non dicono per nulla di questo veramente Paese? innovativo. Perché A non tratti pare di scegliere ascoltare una lista di centrosinistra, in altri momenti pare di ascoltare i discepoli di Beppe Grillo, che che è vanno tutto dietro sono fuorché di sinistra. Il fare filosofia, dubbio amletico scrivere è su manifesto quali contro la idee e scuola, valori saranno contro votati i il provvedimenti in consiglio lavoro. comunale, Non è così. semmai almeno il candidato sindaco Donato Lucilla riuscisse ad Non arrivarci. è così difficile Poiché se ci ridurre si il dichiara deficit né di di queste destra né di scuole. sinistra, Se allora è davvero palese che sarà quantomeno complicato mettere anche assieme le questo varie è idee un politiche, problema. presupponendo che tra i Magari si candidati possa ci siano parlare persone anche che senza votavano a destra e altre che dei votavano a nostri sinistra. delegati come Questo per consigliere dire che se si comunale, prendono voti da ma anche entrambi i nella bacini scelta che elettorali vogliono classici, coprire, c'è una poi persona si che è dovrà capace di accontentare portare avanti entrambe discorsi, si è le idee e capace di comunque portare avanti dunque programma, si gli hanno le elettori che basi le hanno sostenute. solide. Pertanto la vulgata ormai è di moda Non è così. di sparare a zero su tutto e tutti è probabilmente già fuori moda, Perché sono ma stati molti sono ancora coloro i quali quelli credono di che essere hanno degli innovatori consigliere della e tanto politica. inutile La politica ha piuttosto bisogno di idee chiare e di persone sempre competenti, non necessariamente giovani, altrimenti andrà a finire che la che politica non diverrà, esiste alla stregua nessuno degli show televisivi, un trampolino per lanciare volti nuovi nel baratro. disponibile soprattutto per le persone.